Ciao, sono Diana e in questa nuova puntata di Connettere l'Ambiente parleremo di specie esotiche, aliene. Siamo con la nostra esperta Valentina. Ciao Valentina. E puoi dirci che cosa sono le specie aliene e se c'è un reale pericolo di invasione? Ciao Diana. Le specie aliene sono anche dette specie esotiche e con questo termine intendiamo animali o piante originarie di altre regioni geografiche. Si tratta quindi di specie non autoctone e queste possono provocare dei danni irreversibili nell'habitat in cui si insediano. È proprio per questo che la loro diffusione è ritenuta una delle più importanti cause di perdita di biodiversità ambientale. Quindi non c'è tanto da scherzare. E come si diffondono queste specie? Le vie di diffusione sono molteplici. Partiamo dal turismo, i commerci, più in generale la globalizzazione, ma in realtà può essere l'uomo stesso ad introdurre volontariamente in un habitat. Valentina, perché sono così pericolose queste specie? Le specie aliene sono pericolose perché hanno un'elevata capacità di adattarsi all'ambiente che conquistano. Ne un esempio è il bambù, che andiamo a vedere. Quindi quali sono le armi che abbiamo per contrastare questa minaccia? Abbiamo a disposizione diversi strumenti. Uno di questi è il sistema ECAT, che individua e classifica le specie esotiche sulla base del loro impatto sull'ambiente e sulla biodiversità. Quindi questo sistema definisce una specie esotica ad alto impatto quanto in grado di sostituirsi alle specie autoctone, andando quindi a compromettere in maniera irreversibile il suo ecosistema. E a livello europeo ci sono delle normative che ci possono aiutare a contrastare questa minaccia? A livello europeo facciamo riferimento al regolamento 1143 del 2014 che individua una serie di disposizioni atte a prevenire ma soprattutto a gestire la diffusione di queste specie esotiche. Inoltre questo regolamento ha istituito un elenco di quelle che sono le specie esotiche più rilevanti per il territorio comunitario. Logicamente questo elenco è tenuto in costante aggiornamento. E invece a livello regionale? E i diversi enti della regione Piemonte hanno istituito un gruppo di lavoro che ha come obiettivo primario quello di individuare e soprattutto risolvere le criticità sia in ambito agricolo ma anche sanitario di conservazione della biodiversità. Quali sono invece i mezzi che abbiamo per contrastare sia il rischio ma abbiamo visto soprattutto la propagazione di queste specie? Ci sarebbero una serie di buone pratiche da poter mettere in atto. Che cosa ti riferisci? Mi riferisco alle aree sfalcio. Si tratta di aree dove vengono accumulati grandi quantità di residui e quindi sfalcio inteso appunto come rifiuti, e questi a lungo andare, quindi col passare del tempo, diventano dei veri e propri focolai per la diffusione delle specie esotiche e quindi, come abbiamo visto, davvero pericolose. Caspita, quindi è difficile pensare che una cosa così innocua poi possa avere questo tipo di impatto a livello ambientale. Cosa si deve fare? Sicuramente bisogna dismettere tutte le aree sfalcio presenti sul nostro territorio che non risultano regolarmente attrezzate e quindi gestite. E a questo punto è bene sottolineare che la gestione di queste potature, di questi sfalci, deve avvenire attraverso i centri di raccolta, proprio perché attrezzati per la gestione di questo rifiuto, al fine di evitare la diffusione delle specie esotiche. Caspita, allora speriamo che le specie aliene non vincano a questo punto. Grazie Valentina, ci vediamo per una nuova puntata di Connettere l'Ambiente.